Grandanet ha cambiato veste grafica. Cosa ne pensate? Fatecelo sapere attraverso Facebook e Twitter. Nel pomeriggio di lunedì 17 giugno, il Tribunale di Alba ha dichiarato il fallimento della nota ditta di Grissini e prodotti da forno Barbero S.p.A. di Alba. Il Tribunale ha nominato il dottor Luciano Matteo Quattrocchio curatore fallimentare. Incertezza e buio fitto sul futuro delle 96 persone che lavorano presso la Barbero, in quanto la cassa integrazione straordinaria è scaduta sabato scorso, 15 giugno. Un'altra pesantissima tegola per l'occupazione e l'economia della Granda. Nel tardo pomeriggio di lunedì 17 giugno, il ministro della Giustizia Anna Maria Cancellieri ha ricevuto a Roma una delegazione della Granda composta dagli onorevoli di Scelta Civica Andrea Olivero, Giovanni Monchiero e Mariano Rabino, dal sottosegretario al Ministero dell'Interno Domenico Manzione, ex procuratore della Repubblica di Alba, e dal sindaco di Alba Maurizio Marello. La delegazione ha avuto modo di ribadire al ministro il rischio che sta correndo la sede giudiziaria di Alba, ovvero quello di essere sacrificata dalla riforma nonostante sia stata giudicata virtuosa. La disponibilità del ministro Cancellieri a rivedere le posizioni di alcuni dei tribunali accorpati dalla riforma si è affiancata al cauto ottimismo di tutte le persone intervenute da Alba all'incontro nei confronti di questa possibile via di salvezza per il tribunale di Alba. Non si può ancora parlare di salvataggio definitivo della sede giudiziaria albese, ma solo della ricerca di un criterio complessivo che possa permettere la sua inclusione nell'elenco dei tribunali da salvare. Buone notizie anche per il tribunale di Mondovì, la cui procura potrebbe non essere trasferita e rimanere a Mondovì sotto forma di presidio della procura di Cuneo. Lo ha annunciato il parlamentare Enrico Costa su conferma del ministro Cancellieri. Le ricerche di Calun Yuns, il 27enne padre di due figli travolto dal fiume Stura a Fossano intorno alle ore 15 domenica 16 giugno, sono tuttora in corso. Nulla è stato lasciato intentato fino ad ora per riuscire a trovare il giovane marocchino. Nato a Casablanca e residente a Nazole da diversi anni, Calun Yuns è stato inghiottito dalle acque gelide mentre si trovava ai bagni Pedro nei pressi del centro ippoterapico di Fossano. Poco prima delle 13 di giovedì 20 giugno è scoppiato un incendio in frazione Madonna dell'Olmo di Cuneo, ai pannelli solari posizionati sulla copertura dei capannoni della concessionaria Gino S.p.A. Le fiamme, delle quali non si conoscono le cause, sono state rapidamente circoscritte da alcune squadre di vigili del fuoco. 28 persone accusate di essere affiliate alla cosca dell'Andrangheta Acri Morfo sono state arrestate mercoledì 19 giugno dai carabinieri del ROS e dal Comando Provinciale Carabinieri di Cosenza. I luoghi dove sono stati eseguiti gli arresti su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro comprendono il comune di Rossano, in provincia di Cosenza, il comune di Vigevano, in provincia di Pavia, Viterbo, Parma e parte della provincia di Cuneo. A partire dalle ore 19 di venerdì 21 giugno, il comune e le colline di Novello ospiteranno l'ottava edizione della camminata notturna Tra Vino e Divino. Il programma prevede una passeggiata notturna di circa 6 km tra vigne, borghi e boschi novellesi, affiancata a degustazioni enogastronomiche.